Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo caricabatterie dell'HTRC. Si tratta dell'HTRC T240 Duo, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il T240 Duo è il modello di punta della linea HTRC e si presenta con delle caratteristiche molto interessanti. Come suggerisce il nome, infatti, questo caricatore ha due canali, ognuno con i propri settaggi. Quindi di fatto abbiamo due caricatori indipendenti in un unico dispositivo. Vediamo ora le caratteristiche principali del T240 Duo. Questo caricatore può essere collegato alla rete elettrica o ad un alimentatore esterno. Se collegato alla rete domestica abbiamo una potenza di carica di 150 W in totale tra i due canali, mentre usando un alimentatore adeguato possiamo arrivare a 120 W per canale. La corrente di carica può essere fino a 10 A per canale. Possiamo caricare l'IPO da 1 a 6 celle per canale. Il peso è di 500 grammi. Le dimensioni sono di 145 x 105 x 64 mm. Vediamo subito il contenuto della confezione. Abbiamo un set di cavi per connettere le batterie al canale 1 del caricatore, una scheda per cavi bilanciatore, un altro set di cavi per il canale 2 ed un'altra scheda bilanciatore. Abbiamo il cavo per connetterlo alla rete elettrica ed un cavo con dei coccodrilli per un alimentatore esterno. Abbiamo il nostro caricatore T240 Duo ed infine il manuale di istruzioni. Se questo è il vostro primo caricatore, consiglio una lettura per capire i principi base del caricamento delle batterie LiPo. Se invece avete già usato caricatori LiPo in precedenza, troverete abbastanza intuitivo usare questo caricatore. Vediamo ora il caricatore. Nella parte superiore abbiamo un touchscreen da 3.2 pollici, mentre nel frontale ci sono gli alloggi per i connettori. Sulla sinistra abbiamo il primo canale, con connettori banana, cavo bilanciatore e sensore esterno di temperatura. Il secondo canale è speculare sulla destra. Vi ricordo che il sensore esterno di temperatura non è incluso e va acquistato a parte. Su questo lato abbiamo una porta USB per l'aggiornamento firmware ed un connettore XT60 per collegare un'alimentazione esterna. In questo caso possiamo usare i coccodrilli e collegarli ad esempio alla batteria della macchina, in modo da ricaricare le nostre LiPo anche quando siamo all'esterno. Nella parte posteriore abbiamo un interruttore per l'accensione e l'ingresso per il cavo della corrente elettrica. Accendiamo il caricatore. Innanzitutto possiamo scegliere che canale usare con una semplice pressione. Nelle prime due file abbiamo tutti i tipi di batteria che possiamo ricaricare. Qui abbiamo i settings, che sono generali e specifici per i due canali. Nel caso il T240 fosse alimentato tramite rete elettrica, possiamo scegliere di spostare la potenza da un canale all'altro. Come abbiamo detto, la potenza massima è di 150 W per due canali. Se vogliamo spostare la potenza tutta in un canale, il limite massimo che possiamo raggiungere è 120 W in un canale e 30 W nell'altro. In memory possiamo impostarci dei preset con i tipi di carica che usiamo più spesso. In monitor vediamo lo stato delle celle della batteria. In calibration possiamo calibrare il caricatore. Vediamo ora come caricare una batteria LiPo. Ci servirà la base per il cavo bilanciatore ed il cavo di potenza. Per quanto riguarda la batteria, i dati che ci interessano per la carica sono la capacità e la tensione. In questo caso abbiamo una LiPo 2S da 2200 mAh. Colleghiamo i cavi al caricatore, poi colleghiamo la batteria. Attenzione a collegare il cavo bilanciatore nel verso giusto. Scegliamo il programma LiPo, poi Balance Charge. Mi raccomando, scegliete sempre questo programma se avete batterie da 2 a 6 celle. Il programma Charge invece va selezionato solo per batterie ad una cella. In Battery Cell scegliamo le celle della nostra batteria e in Charge Current il suo amperaggio. Questa batteria è da 2200 mAh, quindi qui dobbiamo scegliere 2.2 A. Facciamo partire la carica premendo Start.
Nel display viene visualizzato il grafico della ricarica con tutti i dati. Se premiamo Cell, vedremo nel dettaglio la ricarica della singola cella. Nel caso volessimo interrompere la carica, basterà tornare indietro e premere Stop. In conclusione, possiamo dire che questo caricatore ha delle caratteristiche molto interessanti. Il display touchscreen da 3.2 pollici lo rende semplice e pratico da utilizzare, mentre peso e dimensioni sono piuttosto contenute per un caricatore con queste caratteristiche. Infatti abbiamo 240 W se usato con un alimentatore esterno o 150 W se usato con la corrente elettrica. La corrente di carica è di ben 10 A per canale. Ho trovato la ventola un po' rumorosa, anche se bisogna dire che non rimane sempre accesa ma si attiva ogni tanto. Il tempo di raffreddare il sistema poi si spegne. Questa era la mia recensione del caricatore HTRC T240 Duo. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.